la parola perfetta di Dio. Significa mai dire ad un'altra persona come vivere. Vedete un mondo che vive la perfetta parola di Dio? No. Ok, e già dentro il cammino personale di ognuno, la vita di sinergia con Dio, non mettere uomo tra me e Dio, contatto diretto. Quindi questo nella sapienza di Dio ha evitato che qualcun altro andava a dire a un'altra persona come vivere. Noi testimoniamo l'amore e la fede di Dio grazie alle nostre azioni, non con le nostre parole. La testimonianza di fede si vede, si comprende guardando ai fedeli. È contrario alla guida di Dio per l'uomo di voler istruire altri uomini con la parola, senza la coerenza dell'azione. Lo comprendi? Sì. Ok, vivere la parola perfetta di Dio significa arrivare a vivere la propria vita senza problematiche. Senza paure, senza squilibri emotivi e problematiche fisici per quanto umanamente possibile. Si può riscontrare di vivere la parola perfetta di Dio quando non esistono problematiche, bensì la totale serenità, felicità, gioia, passione e altri stati di benessere e chiarezza nella vita. Questo è come uno dice, io sto vivendo la parola di Dio. Ok? A livello altissimo ci si raggiunge uno stato di beatitudine in cui esiste solo la chiarezza, la saggezza, l'amore e la gioia. Nella vita si nasce e si muore e il potente sa gestire nei migliori dei modi le evenienze della vita e la certezza della morte di tutti e vive con la saggezza verso il ciclo della vita. Quest'ultimo punto per me era fondamentale. La parola perfetta di Dio significa impegnarsi per vivere al meglio possibile, eliminando qualsiasi problematica, vivendo, sperimentando l'esperienza umana pieno di emozioni belle e sapendo che Dio vuole che noi siamo felici e che ci sentiamo amati e guidati personalmente da Lui e che lo comprendiamo. Quando meglio, sempre meglio, quando noi siamo calmi, sereni, in salute e stiamo sperimentando tutte le emozioni più alte. Quindi provare le emozioni più basse, tipo rabbia, odio, frustrazione, paura, insoddisfazione, stress, invidia, gelosia, rancore, risentimento, rivalità, competitività, antagonismo, panico. Apatia, passività o superbia significa che non si stia vivendo la vera parola di Dio. Sì. Ti sto seguendo come un gatto. Ok, vivere la parola perfetta di Dio significa non cercare di salvare il prossimo, se è fattibile che l'altro si salvi da solo e che l'altro dovrebbe impegnarsi. Per se stesso. In questo modo non si crea esseri umani stampelle che godono nell'essere di aiuto, nel crearsi un'identità da bravi o buoni, rendendo così l'altro al voler il loro aiuto come contentino dell'amore, drogati a vicenda. Nello stesso modo, vivere la parola perfetta di Dio significa non appoggiarsi ad altri. Non cercare di essere salvati, non rinunciare a prendere responsabilità per se stessi e non pensare che la propria esistenza dovrebbe essere a carico di altri. Ok, quindi vivere la parola perfetta di Dio significa amare se stesso in modo viscerale, profondo e nel modo sano. Del concetto vero dell'amore, come Dio ci ha insegnato. Amare noi stessi ogni giorno di più è
è il nostro compito nella vita. Cerchiamo sempre di uguagliare l'amore che Dio provi per noi. Vivere la parola perfetta di Dio significa vivere di verità, dire la verità, agire con onestà al 100% e sempre. Vivere la parola di Dio significa gestirsi sempre da potente, rendendo così gloria alla guida, alla sapienza e all'amore di Dio, ricordando che noi siamo tutti riflessioni di Dio. Confronti la fede dell'uomo e del suo cammino e la vera parola di Dio è il suo modello di vita che avremmo dovuto seguire.